Vi do il benvenuto a nome dell'Università di Torino e del Comune di Cuneo, in qualità di moderatrice, all'evento Università ed Europa, un binomio imprescindibile. Mi presento brevemente, sono Marcella Costa, vicerettrice alla didattica internazionale dell'Università di Torino e ho appunto l'onore di moderare questo evento che è strutturato attraverso una serie di interventi. Abbiamo dapprima l'intervento del dottor Spedale, presidente del Consiglio Comunale di Cuneo. Interverrà poi il professor Stefano Geuna, magnifico rettore dell'Università di Torino, il dottor Alessandro Giordani, capo dell'unità DG Comunicazione della Commissione europea, e il dottor Santaniello, consigliere speciale della DG Comunicazione Media. Media e comunicazione sempre della Commissione europea. L'incontro di oggi che è rivolto, che avrebbe dovuto svolgersi in presenza a Cuneo e che invece ci vede riuniti appunto in maniera virtuale, ha lo scopo di presentare due azioni che ci proiettano come Comune di Cuneo e come Università di Torino, ma direi come cittadini e cittadine dell'Unione Europea, studentesse e studenti dell'Università di Torino e docenti della medesima università, appunto nella dimensione più ampia, non regionale, ma appunto europea. In particolare oggi presenteremo il progetto di adesione che ha vinto l'Università di Torino, Unita Universitas Monchum, all'interno del European University Initiative, e sentiremo anche una serie di informazioni sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Quindi due temi che si intrecciano e che sono fondamentali per tutti noi e per tutte noi. Lascerei subito dunque la parola al dottor Spedale per il primo intervento. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. A me il compito di portare il saluto e una riflessione a nome della città di Cuneo e in particolare del nostro sindaco Federico Borgna, che purtroppo oggi non può essere presente, ma che sin dall'inizio ha seguito con entusiasmo il progetto Unita e la preparazione di questo importante evento. Un saluto particolare va al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Torino, il professor Stefano Geuna, al dottor Alessandro Giordani, capo unità della Direzione Generale della Comunicazione, Commissione Europea e responsabile di tutti gli Europa Direct d'Europa, e al dottor Roberto Santaniello, consigliere speciale, Direzione Generale Media e Comunicazione, Commissione Europea. E infine un saluto assolutamente non formale a tutti coloro che in questo momento sono collegati e collegate tramite Zoom. Quella di oggi è una giornata importante perché attraverso questo evento viene presentato pubblicamente il progetto Unita Universitas Monchum, un progetto Erasmus che è coordinato con orgoglio dall'Università di Torino e di cui il nostro comune è partner. Questo progetto mette insieme in una linea immaginaria che va da ovest a est il Portogallo, i Pirenei con Spagna e Francia, le Alpi con Francia e Italia, in particolare con la nostra Università di Torino, e i Monti del Banato con la Romania. Sono più di 160.000 studenti e più di 13.000 persone fra docenti e staff tecnico-amministrativo. E quindi bene essere orgogliosi della partenza e della presentazione di questa progettualità, perché l'Università degli Studi di Torino si è classificata come unica università italiana capofila di un progetto di questo genere. E quindi i nostri complimenti a chi ha creduto nel percorso e soprattutto ha lavorato perché si realizzasse. Perché anche il Comune di Cuneo ha creduto in modo forte e convinto in questo progetto? Perché ha una collaborazione stretta con l'Università degli Studi di Torino in quanto sede extrametropolitana della stessa? Certamente, ma devo dire che questo aspetto da solo non sarebbe sufficiente, perché è sede di uno sportello Europe Direct e all'interno della struttura comunale
abbiamo un ufficio Europa che si occupa di progettazione e informazione? Certamente sì, ma anche questo non è sufficiente. Abbiamo creduto in questo progetto perché l'obiettivo che lo stesso si pone è quello di coinvolgere i nostri territori con le sue realtà produttive, proponendo un'alleanza forte e importante tra i territori e le università, che arrivi a dare forza e solidità a un nuovo modello di università. Un modello di università che sia in grado di contribuire allo sviluppo della società e dei territori in una dimensione europea. Questo obiettivo non è facile e soprattutto, dobbiamo sottolinearlo, non è immediato. Quali sono però gli elementi concreti che uniscono i vari partner in questo percorso? Il primo elemento, che forse può sembrare il più semplice, è la posizione geografica. Tutti i partner sono collocati in aree montane e di confine. Hanno in comune il fatto di essere dei punti di riferimento per le aree più interne e hanno anche la responsabilità di essere aperti nel dialogo e nelle progettualità con i territori appena al di là dei confini. Il secondo elemento è caratterizzato da aree tematiche di ricerca, perché questo progetto promuove didattica e ricerca innovativa in tanti ambiti. Questo in sinergia con quelle che sono le strategie di sviluppo delle regioni di riferimento, proprio per rafforzare opportunità che portino finanziamenti e che partono dal livello regionale fino ad arrivare a quello europeo e per dare delle opportunità importanti ai laureati. E poi un altro elemento importante è quello della lingua, partendo dall'affinità tra quelle che sono le lingue romanze. Si vuole rafforzare la dimensione della diversità linguistica, soprattutto guardando al metodo dell'intercomprensione per promuovere l'uso delle lingue romanze, che rappresentano la nostra storia e le nostre comuni origini. In tutto questo la città di Cuneo è orgogliosamente partner, con l'ambizione di sviluppare soprattutto il primo di questi tre punti. Il nostro infatti è un territorio montano e di confine e, come ho già sottolineato, vuole essere un punto di riferimento per le aree montane, con un forte impegno al dialogo con tutte queste aree, che porti da un lato a sviluppare una progettualità comune e dall'altro ad avere una consapevolezza comune con gli altri territori transfrontalieri, proprio con un obiettivo importante, quello di essere cittadini europei. La cittadinanza europea non è un aspetto teorico, ma la si può solo costruire sul campo, questo dobbiamo ricordarcelo. Deve portare ognuno ad avere la consapevolezza di un'appartenenza, dove la condizione essenziale è quella di proporre percorsi credibili che partano da un impulso civico dove è presente tutta la comunità. Per questo motivo è di grande rilevanza che sul territorio, sia di Cuneo che di Torino, siano presenti i due uffici Europe Direct. E anche a questo proposito ringrazio lo Europe Direct di Torino, che insieme allo Europe Direct di Cuneo è tra gli organizzatori di questo evento. E per sviluppare questi pensieri è quindi non casuale che oggi siano con noi due importanti rappresentanti delle istituzioni europee, anche e soprattutto, come già stato sottolineato nell'introduzione, per legare il progetto UNITA al progetto della conferenza sul futuro dell'Europa, voluto fortemente dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Questo progetto doveva aprirsi simbolicamente il 9 maggio 2020, forse giorno in cui si sono celebrati i 70 anni della dichiarazione Schuman, dichiarazione che si considera il primo passo compiuto verso l'integrazione europea, ma è stato purtroppo rimandato a causa della pandemia mondiale tuttora in corso. Partendo quindi dalle motivazioni prima presentate, la nostra città si sente fortemente coinvolta in questi due progetti, progetti che guardano alla costruzione di un'Europa solida, forte e fondata su percorsi che coinvolgono i cittadini, che devono sentirsi
coinvolti ma soprattutto ascoltati. La nostra città e il nostro territorio sono convintamente aperti all'Europa e per questo motivo, e non solo da oggi, sono quindi in campo con tutte le loro forze per giocare non da soli un ruolo fondamentale in questo processo democratico. Grazie. Molto bene, ringrazio molto il dottor Spedale e lascio ora la parola al magnifico rettore, professor Geuna. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio molto il dottor Spedale e anche il sindaco Borgna per tutta il comune e la municipalità di Cuneo per questo intervento e per aver organizzato questo evento. Avevo fatto una promessa a Federico, sarebbe stata quella che il primo evento ufficiale dopo il kick-off del progetto UNITA sarebbe stato a Cuneo. Purtroppo a Cuneo non possiamo spostarci in questi giorni per i motivi che ben conoscete, ma questo incontro virtuale è come se si svolgesse lì a Cuneo. Venerdì c'è stata l'inaugurazione del progetto UNITA ufficiale con tutti i partner, alla presenza anche un importante funzionario della Comunità Europea, la dottoressa Temis Christofidou, a due giorni di distanza, per di più del weekend, il primo evento ufficiale, diciamo nel primo evento lavorativo, il primo giorno lavorativo possibile, siamo virtualmente tutti a Cuneo per svilupparlo. Questo perché il dottor Spedale ha già descritto bene a grandi linee i temi principali di questo progetto UNITA, che eventualmente dopo brevemente sottolineerò in alcuni spunti, ma mi piace appunto qui sottolineare come questo progetto fin dalla sua nascita, e non è un caso che il comune di Cuneo assieme a quello di Torino ovviamente siano i due comuni che sono partner associati di questo progetto, proprio a definire un'università, la nostra, che nelle due comuni, nelle due province insiste ormai in modo molto importante. Nella provincia di Cuneo sono quasi 4.000 gli studenti, di cui più della metà nella sola comune di Cuneo, nella città di Cuneo, nell'insediamento della città di Cuneo. Quindi una sede tutt'altro che secondaria per il nostro Ateneo. Ma quando appunto sviluppammo questo progetto, proprio per le sue caratteristiche che ha elencato prima il dottor Spedale, la caratteristica appunto di un'universitas monsium, quindi un'università che vuole valorizzare territori montani di confine, dove il confine però, ce lo diciamo sempre, non è una separazione ma è un'unione. Possiamo essere visti come i territori dove c'erano una volta le roccaforti. Oggi per fortuna quelle roccaforti non ci sono più e anzi i nostri territori di confine sono proprio quelli a cui si chiede di costruire l'Europa del futuro, perché siamo i territori che legano i diversi stati, le diverse comunità, le diverse culture tra loro. E in questo sicuramente Cuneo, la provincia di Cuneo con le sue valli, con le sue tradizioni, sapevamo e sappiamo essere uno dei punti dove questo progetto si potrà sviluppare nel modo così culturali, scientifici. Come dicevo prima, uno dei grandi obiettivi di queste alleanze europee è proprio quella di creare la cittadinanza europea del futuro. E mi piace ricordare in questo caso un piemontese illustre, Cavour, che non solo fu, tutti lo ricordano sicuramente, uno dei il teorico dell'Italia, ma in realtà Cavour era un grandissimo europeista. Lui vedeva un'Italia unita in un'ottica di un'Europa federale dove gli stati non fossero più divisi tra di loro e in guerra tra loro, ma uniti per far crescere il benessere. Quindi il Piemonte in qualche misura è stato nella storia sede e luogo dove grandi personalità e grandi tradizioni europeiste si sono sviluppate fin dai tempi lontani, quando l'Europa era ancora, come la pensiamo noi oggi, probabilmente un miraggio, se non elementi illuminate di alcuni. Di che cosa si tratta? Entrando un po' più nel dettaglio, il progetto UNITA è un progetto
per gli studenti e con gli studenti. È un progetto addirittura che vedrà nella sua governance anche proprio delle ragazze e dei ragazzi studenti dei 6 Atenei, e già in questi giorni di lavoro abbiamo visto quanto spesso gli studenti e le studentesse riescono a essere più creativi e più propositivi di quanto non lo siano i docenti, magari un po' più ingessati nelle loro tradizioni e nelle loro consuetudini. Il progetto ha come obiettivo ambizioso quello di arrivare nell'arco di 5-10 anni al massimo ad avere la maggioranza degli studenti che riescono durante il loro corso di studio a fare un'esperienza all'estero. Oggi purtroppo un'università già molto aperta come quella di Torino, che potenzia molto il programma Erasmus, ha solo un 17% di ragazze e ragazzi che durante il corso di studi svolgono un'esperienza all'estero. È troppo poco, non può essere così, non deve essere così. Vogliamo poter superare il 50% in tempi relativamente rapidi, perché crediamo che anche questo porterà alla crescita di un'Europa sempre più unita e sempre più propositiva. Altro aspetto importante è quello del rapporto tra università e imprese, altro asse importantissimo che le università hanno sul territorio. Gli scambi tra studenti non saranno tanto per venire a seguire o andare a seguire delle lezioni, ma vogliamo che siano degli scambi per andare a fare delle esperienze nel mondo del lavoro, nelle imprese private, nelle istituzioni pubbliche, ma andare veramente a mettersi in gioco in ambienti diversi dal proprio, anche dal punto di vista linguistico. Da qui l'importanza dell'asse latina di tutti questi paesi. Per un francese, per uno spagnolo e viceversa, venire in Italia è abbastanza semplice, abbastanza agevole imparare almeno i rudimenti della lingua locale. E quindi questo permetterà a studentesse e studenti di andare a vedere come funziona il mondo del lavoro nell'altro paese dove andranno a svolgere il proprio tirocinio. Quindi una caratteristica, io credo questa, estremamente innovativa, che si sposa, dicevo prima, gli studenti e le studentesse non vogliamo che vadano tanto a seguire le lezioni. Perché? Perché oggi, lo sappiamo, viviamo un momento drammatico, una pandemia che è una calamità globale, ma dobbiamo pensare al futuro e addirittura pensare a venirne fuori più forti di prima. Una delle cose che sicuramente ci stanno caratterizzando è una enorme espansione dei campus virtuali. La pandemia ci ha obbligati a diventare virtuali molto più di quanto non lo fossimo prima, e questa deve essere una risorsa per un futuro in cui gli studenti e le studentesse probabilmente potranno agevolmente seguire le lezioni teoriche di un altro ateneo stando a casa propria, ovviamente in questo modo abbattendo i costi, e poi una volta prese le nozioni andare nel paese di destinazione a fare un'esperienza pratica. Questo è un qualcosa che fino a qualche mese fa non si sarebbe potuto fare, perché evidentemente l'offerta formativa era in gran parte esclusivamente locale, perché non vi era la possibilità di trasmettere, come invece avviene oggi in tutti i casi, le lezioni in remoto. Quindi un futuro in cui un campus virtuale di tutti questi grandi atenei europei si sposerà a esperienze pratiche invece reali, perché non tutto può essere virtuale, lo sappiamo bene. La presenza fisica è ancora estremamente importante, soprattutto quando si parla di professionalizzazione, quindi campus virtuale e tirocini, esperienze pratiche reali nei paesi di destinazione. Lasciatemi chiudere con un ultimo aspetto, sempre relativo al progetto. La sostenibilità, lo sviluppo sostenibile e durevole, come lo vogliamo chiamare. È la sfida del futuro assieme alla digitalizzazione. Tutti noi sappiamo quanto il pianeta su cui viviamo è minacciato in primo luogo dalla presenza purtroppo nostra in molti casi, e che solo attraverso un profondo cambiamento dell'approccio tra l'uomo e il proprio ambiente potrà portare a un futuro sostenibile, un futuro durevole, duraturo, un futuro di benessere anche per le generazioni che verranno dopo di noi. E in tutto questo crediamo che
le donne e gli uomini di montagna, lasciateci chiamare così, forse conoscano più di altri il valore della natura, il valore del rapporto col territorio, con l'ambiente, con la natura, e quindi possano essere i territori che contraddistinguono la nostra comunità accademica, territori privilegiati per poter essere all'avanguardia anche nel definire e sviluppare approcci efficaci per garantire uno sviluppo durevole, duraturo e sostenibile nel futuro delle nostre comunità e della nostra civiltà. Chiudo ringraziando ancora per aver organizzato questo incontro, la disponibilità a interagire con e l'essenza stessa di questo progetto, non isolarsi, quindi il contatto con lo Europe Direct e con le iniziative da esso promosso, non a caso siamo appunto come università partner degli Europe Direct convinti, crediamo che solo dalle sinergie tra diverse linee di azione mirate sull'Europa in particolare, come le nostre, sia veramente un 1 più 1 che non fa 2, ma un 1 più 1 che fa 3, 4, 5, 10. Quindi sono proprio queste sinergie che ci vedranno impegnati assolutamente nel modo più propositivo possibile il futuro per riuscire a ottenere gli obiettivi che tutti noi ci siamo prefissi. Grazie e buon lavoro. Bene. Ringrazio il professor Stefano Geuna per questa introduzione, anzi approfondimento delle tematiche, delle linee su cui si muove il progetto UNITA, che è un progetto davvero ambizioso. Voluto nato all'interno del bando Erasmus Plus, ma chiaramente qui non siamo in presenza di un'iniziativa che è solo, fra virgolette, un Erasmus, bensì di un'iniziativa che la Commissione vuole che sia anche un'iniziativa che abbia un impatto trasformativo sulle nostre università, sulla nostra realtà territoriale, e soprattutto un progetto che coinvolga, come è stato detto, studenti, studentesse, e docenti, staff amministrativo nella progettazione. È un progetto che, se letto nel dettaglio, quello in particolare UNITA, permette in realtà di aprire strade assolutamente nuove nel settore della formazione, nel settore della ricerca e innovazione, nel settore del rapporto con i territori, come abbiamo sentito. Quindi abbiamo in mano veramente un progetto molto non solo ambizioso, ma che ci permetterà di modificare le pratiche di insegnamento e di ricerca e di rapporto con i cosiddetti stakeholder ad amplissimo raggio. Ed è anche un progetto, come è stato detto dal rettore, così, che si dice appunto bottom up, cioè che richiede il coinvolgimento attivo di tutte le parti coinvolte, di tutti gli attori, sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo. E questo è un po', diciamo così, forse un nuovo corso a livello europeo che prende anche, diciamo, una forma simile nella conferenza sul futuro dell'Europa, che appunto intesa come forum per offrire un dibattito aperto e inclusivo con i cittadini, in modo da coinvolgerli in prima persona sul dibattito relativamente alle priorità chiave, alle sfide dell'Europa. E a questo punto lascio la parola, diciamo, e entriamo nella seconda parte dell'evento, lasciando la parola al dottor Giordani, capo dell'unità di comunicazione della Commissione europea, che ci illustra proprio i punti cardine della conferenza sul futuro dell'Europa. Prego. Sì, grazie. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Mi sentite, sì. Sì. Grazie. Allora, io sono Alessandro Giordani e sono molto molto contento di essere invitato ad un evento di questo tipo, perché risponde molto, e più ho sentito il magnifico rettore e chi ha parlato prima di lui, e più sento che questo tipo di iniziativa intercetta in maniera molto precisa quelli che sono i tentativi che la Commissione sta facendo oggi attraverso le sue articolazioni nei territori
per recuperare un pochettino, modernizzare e urgentemente modernizzare il concetto di cittadinanza europea e di coinvolgimento del cittadino in questo circuito democratico europeo. La mia unità, che si occupa della Commissione europea all'interno della Direzione Generale Comunicazione di reti sui territori, quindi tutte le articolazioni che la Commissione e l'Unione europea ha sui territori a livello subnazionale, quindi non solamente le rappresentanze della Commissione europea ufficiali nelle capitali, nella fattispecie a Roma e a Milano per l'Italia, ma quelle che sono gli uffici, come sono stati nominati gli Eurodirect, non solo i centri di documentazione europea, e una panoplia di altre reti più tematiche che sui territori dell'Unione Europea offrono un servizio al cittadino e che noi stiamo cercando di trasformare il più possibile in questo periodo, soprattutto per gli stimoli che abbiamo e che ci derivano dall'evoluzione del sistema europeo, in qualche cosa che non sia meramente un punto di informazione, perché ormai le informazioni si trovano soprattutto su internet, non serve una dimensione di presenza territoriale, ma che siano enti hub, come li chiamiamo noi, o comunque dei centri di coinvolgimento di cittadinanza attiva, per esempio poi per confrontarsi sul futuro dell'Unione, eccetera. Spiegherò perché. Sono poi particolarmente contento che sia stato citato più volte il territorio di Cuneo come territorio montano e di raccordo, perché io sono da 20 anni a Bruxelles, ma sono trentino e quindi ne so molto, ma sono particolarmente sensibile a che cosa significa territori di transizione, territori dove la mescolanza è stata feconda e proprio per questa transizione, per questo ruolo di raccordo, sono particolarmente vocati a rappresentare certe istanze che sono molto in divenire, come quelle ad esempio della cittadinanza europea. Allora, quando parliamo di cittadinanza europea, noi partiamo sempre da una statuizione che è quella del dilemma della cittadinanza europea. Perché un dilemma? Per tre motivi essenzialmente oggi. Il primo motivo riguarda le competenze dell'Unione. Le competenze dell'Unione europea oggi si sono fatte ormai, dopo il Trattato di Lisbona, particolarmente pervasive, con un'accezione negativa, cioè intrusive rispetto alla sovranità nazionale, sicuramente pervasive, toccano un po' tutti gli ambiti del vivere associato e della cittadinanza. Se questo è vero e se queste competenze sono così pervasive, ormai toccano tutti gli ambiti del vivere cittadino, è evidente che si pone un problema urgente, in parte risolto, in parte no, di controllo democratico. Su un circuito a livello europeo per l'esercizio di queste competenze. Qual è il controllo democratico all'interno del circuito democratico europeo che permette al cittadino di dare una forma e un colore alle politiche che vengono da Bruxelles, visto che queste politiche vengono esercitate sulla base di competenze che sono ormai, come dicevo, molto molto pervasive. La questione aperta è che con questa crisi con questa pandemia e con la risposta dell'Unione Europea che va sotto il nome di Next Generation EU, abbiamo fatto un salto quantico, senza cambiare trattati. Però abbiamo fatto un salto quantico perché ora ci si mette insieme in termini solidaristici a fare debito europeo e quindi a riuscire ad alzare, come si dice, raise in inglese, una quantità di risorse inimmaginabile fino a prima, che vanno poi destinate oggi alla pandemia e alle urgenze della pandemia, un domani attraverso un circuito e attraverso un meccanismo che potrebbe essere, e già se ne comincia a parlare, reso perenne, reso più, naturalmente saranno decisioni degli stati e dei leader europei, ma diciamo una perennizzazione di questo meccanismo che porta a gonfiare e di molto la potenza di fuoco dell'Unione Europea e quindi ancora di più a rendere particolarmente urgente il meccanismo di controllo democratico sull'uso che viene fatto di queste risorse, visto che tutto avviene a livello europeo. Il terzo dilemma della cittadinanza europea oggi, che noi vogliamo tematizzare con i cittadini, e poi spiegherò come attraverso le nostre articolazioni sul territorio, è quella della cosiddetta democrazia che a livello europeo c'è a livello procedurale, c'è molto meno a livello sostanziale. E mi spiego. A livello procedurale noi siamo tutti chiamati ogni 5 anni a votare per il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo forma poi nel suo seno una maggioranza più o meno politica che dà un voto di fiducia alla Commissione europea che ci hanno insegnato è l'esecutivo dell'Unione europea. Quindi da un punto di vista procedurale la democrazia a livello europeo funziona perché abbiamo un nesso fiduciario tra un Parlamento eletto a suffragio universale da tutti e un esecutivo, un governo, un embrione di governo europeo. In realtà c'è un problema.
Il primo problema è che ci hanno insegnato, sì, che l'esecutivo dell'Unione Europea è la Commissione. Noi sappiamo benissimo che da almeno 15 anni a questa parte l'Unione Europea si basa su un esecutivo che è bicefalo, quantomeno. Certo la Commissione, ma anche il Consiglio Europeo, quindi il Consiglio degli Stati. E su questi un controllo democratico diretto da parte del Parlamento Europeo non c'è. La seconda cosa è che noi a livello procedurale possiamo certo dire che esiste un circuito democratico di livello europeo, ma questo circuito democratico non si può avvalere di una cosa essenziale per ogni tipo di democrazia sostanziale, che è un'opinione pubblica di livello europeo. Oggi abbiamo 27 opinioni pubbliche a livello nazionale, manca un'opinione pubblica di livello europeo, cosciente in maniera collettiva delle sfide europee e che soprattutto possa discutere in una campagna elettorale per il Parlamento europeo di opzioni e di idee contendibili, diverse e contendibili sul piano elettorale, sul futuro dell'Unione Europea. Mancando questa opinione pubblica di livello europeo che possa confrontarsi su opzioni contendibili sul piano elettorale sulla questione del futuro dell'Unione, è evidente che l'esercizio della democrazia procedurale, noi che andiamo a votare ogni 5 anni per il Parlamento europeo, è un qualche cosa che è abbastanza incompiuto rispetto a quello che c'è nelle democrazie e negli stati compiutamente sovrani e creati. Quindi con questo dilemma, con queste tre caratteristiche, noi oggi come Commissione europea abbiamo un'assoluta urgenza di, dicevo prima, tematizzare, cioè di coinvolgere la cittadinanza nella discussione di che cosa significa oggi cittadinanza europea. Una risposta facile c'è, è ovvio che la cittadinanza europea, che è nata dal Trattato di Maastricht, di poter siedere in uno Stato membro, il diritto di poter votare per le elezioni locali dove risiedi e non dove sei cittadino, il diritto della protezione consolare, il diritto della libera circolazione, ma anche una serie di doveri civici che ci portano a contribuire appunto a questa democrazia di livello europeo a partire dal momento delle elezioni europee, ma con un divenire che è quello che ho cercato di spiegare prima, e cioè con una necessità soprattutto per le nuove generazioni di rendersi conto che l'animale Unione Europea sta cambiando velocissimamente, anche grazie purtroppo per questa pandemia, per cui il tipo di input che al cittadino europeo viene richiesto nel determinare la direzione politica dell'Unione Europea con le risorse aggiuntive che le sono state date, ad esempio, da Next Generation EU, è di una impellenza anche a livello proprio democratico, di questione democratica, assolutamente, assolutamente forte. Allora, che cosa fa la Commissione su questo? Io sono responsabile per poco meno di 500 uffici sui territori a livello europeo, che si chiamano appunto gli Europe Direct. Saluto qui l'ottimo Europe Direct che abbiamo di Torino e di Cuneo, i due Europe Direct di Torino. Non vi nascondo, e non lo dico per partigianeria italiana, ma non vi nascondo che il territorio del Piemonte è stato utilizzato, lo stiamo utilizzando oggi come caso pilota per una serie di esperimenti proprio di democrazia partecipativa e di raccordo tra tutte le manifestazioni dell'Europa in un determinato territorio. Noi stiamo creando un progetto pilota, Alba Garavet e Francesca Cavallera lo sanno bene perché ne sono protagoniste, in cui mettiamo in rete tutte le articolazioni delle reti europee che cascano sul territorio del Piemonte, Enterprise Europe Network, Solvit, Eurodesk e tutta una panoplia di soggetti tematici che derivano dalle direzioni generali dell'Unione Europea a Bruxelles e che hanno degli uffici sul territorio del Piemonte, così come sul resto d'Europa, per cercare con il coordinamento dei due Europe Direct di Cuneo e di Torino, che hanno una vocazione di coordinamento non perché siano primus inter pares in quanto tali rispetto alle altre reti europee, ma perché hanno una competenza che va a 360 gradi e non è tematicamente settoriale, e quindi possono, diciamo, avere una visione più ampia e guidare questo coordinamento tra le varie reti per creare quello che alla fine del percorso verso Maastricht e tutte quante le reti europee in un'unica rete, resterà Eurodirect, resterà Eurodesk, resterà Solvit, resterà Enterprise Europe Network, però attraverso un coordinamento regionale di tutte le manifestazioni dell'Europa sul territorio della regione Piemonte, vogliamo offrire alla cittadinanza la possibilità di confrontarsi appunto
con tutte queste competenze in maniera coordinata, in maniera organica, senza pretendere che mia madre o vostra sorella impari la differenza di acronimo tra Eurodesk, Europe Direct, EDC, Enterprise Europe Network, ma che ci sia magari un punto di accesso unico, che ci faciliterà molto quel dialogo e quel coinvolgimento, quell'engagement, come lo chiamiamo noi, della cittadinanza sulle tematiche del futuro dell'Unione, a partire ad esempio, come è stato assolutamente citato, la conferenza sul futuro dell'Unione che in teoria dovrebbe partire sotto presidenza tedesca e su cui noi, la mia unità e un'unità adiacente alla mia nella Commissione europea, stiamo lavorando proprio per metterla in piedi. Voi sapete che stiamo aspettando la comunicazione, l'accordo interistituzionale tra Consiglio, Parlamento e Commissione per farla effettivamente partire. Dopodiché, con tutti i caveat del Covid e della impossibilità di fare immediatamente delle riunioni fisiche, anche se noi manteniamo la volontà di una dimensione fisica partecipativa anche della conferenza, si inanelleranno una serie di iniziative tematiche attraverso una piattaforma online, per cui questa conferenza sul futuro dell'Europa lavorerà per una serie di mesi al fine di tirar fuori, diciamo, delle proposte che potrebbero anche toccare il discorso delicatissimo delle competenze dell'Unione a livello europeo. Io vi ricordo che la Presidente Ursula von der Leyen, nel suo Stato dell'Unione in settembre, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha esplicitamente detto che, vista la pandemia, bisognerà che la conferenza sul futuro dell'Europa si interroghi anche sul livello di competenze, sulla divisione di competenze che c'è oggi per quanto riguarda la salute pubblica e la lotta contro i flagelli sanitari tra Stati membri e Unione Europea, ad esempio. Queste sono cose estremamente, diciamo, che connotano in maniera estremamente forte il concetto di cittadinanza. Quanta Europa io sono disposto a delegare dal mio Stato membro verso l'Unione Europea, visto le sfide che la realtà ci ha insegnato sono effettivamente comuni, o quanto invece ritengo che certe competenze debbano rimanere a livello nazionale. E come solito, questi tipi di conferenze o questi tipi di esercizi sul futuro dell'Unione sono senza e non possono che essere senza tabù, quindi senza limiti di osare dal punto di vista delle proposte. Ovviamente saranno inquadrate a livello tematico attraverso all'interno delle grandi priorità strategiche dell'Unione Europea, che le conoscete: il Green Deal, la transizione digitale, quella che chiamiamo la twin transition, la transizione gemella digitale ed economia verde. Ma ovviamente quanto questo tipo di transizione dovrà fare un'attenzione particolare alla coesione e a non lasciare nessuno indietro nella transizione, oppure quanto dovrà puntare sull'innovazione e sulla competizione, sulla concorrenza, è un equilibrio sempre imperfetto che non può che trovare una composizione a livello politico. E quando noi diciamo una composizione di questo equilibrio delicato a livello politico, non possiamo che pensare al fatto che i cittadini debbano imprimere questo tipo di direzione e questo tipo di equilibrio a seconda di quello che noi, che la cittadinanza, che i cittadini vorranno. Questo è il circuito democratico europeo. Ecco perché è fondamentale oggi porsi queste questioni, ecco perché è fondamentale oggi per noi, alla vigilia dell'inizio della conferenza per il futuro dell'Unione, creare queste Europa in Piemonte, Europa in Andalusia, Europa in Baviera, Europa eccetera, per mettere insieme tutte le articolazioni che abbiamo sul territorio per un discorso di scambio organizzato e strutturato con la cittadinanza. Sto guardando, ho finito i 15 minuti. E poi abbiamo anche, questo volevo anche darlo come notizia, all'interno dei 450-500 Europe Direct Information Centers, EDIC, centri Europe Direct che abbiamo in Europa, ne abbiamo identificati più o meno un terzo, che noi chiamiamo Hub EDICS, quindi EDICS che diventano un polo per il dispiegamento della conferenza sul futuro dell'Unione sui territori. Torino lo è, per esempio. Ho finito il tempo, scusate che me lo spengo. Le concediamo ancora qualche minuto, visto proprio che ci... Prego, prego. Sì, un minuto solo e ho finito. Era certo. Per dire che all'interno di tutti gli Eurodirect europei ne abbiamo identificati più o meno un terzo, e l'Eurodirect di Torino lo è,
io non li ricordo a memoria tutti adesso, forse anche Cuneo non lo ricordo, che sono stati identificati attraverso le rappresentanze della Commissione che abbiamo sui territori come hubs per il dispiegamento, quindi per l'applicazione, diciamo, sì, il dispiegamento della conferenza sul futuro dell'Unione sui territori. Questi Eurodirect Hub avranno un ruolo maggiore rispetto agli altri Eurodirect nella misura in cui nella loro regione saranno chiamati a identificare, anzitutto a chiamare la maggior parte di strutture sociali possibile all'interno di questo esercizio, a confrontarsi all'interno dell'esercizio di questa conferenza sul futuro dell'Unione. Quindi il mondo accademico, ecco perché mi interessa molto questa iniziativa di UNITA, eccetera, il mondo universitario, il mondo accademico, il mondo della ricerca, il mondo degli studenti universitari, portarli dentro un esercizio di confronto in una serie di eventi di engagement che abbiano delle caratteristiche definite per essere eleggibili nel quadro della conferenza sul futuro dell'Unione, e noi daremo delle direttive precise su quali sono, tra tutta la panoplia di eventi sull'Europa che possono esistere, quelli che hanno delle caratteristiche precise per poter essere eleggibili poi al reporting che si farà a livello di Bruxelles sulle proposte e su quello che verrà appunto come risultato della conferenza. Allora per noi avere un dialogo strutturato che si struttura attraverso questi poli, questi EDIC hub sul territorio, per poter anzitutto pubblicizzare il più possibile e promuovere le condizioni di partecipazione alla conferenza sul futuro dell'Unione e i suoi meccanismi di interazione con la online platform, che sarà questa grande piattaforma europea online su cui verranno discusse e depositate tutte le idee in seno alla conferenza, ma anche poi fare degli eventi veri e propri che noi non differiamo, che siano anche fisici a un certo punto, di coinvolgimento di tutta la cittadinanza, attraverso appunto quello che sono questi poli. Ecco, quindi io concludo dicendo benvenuta l'iniziativa che presentate qui, io credo che si incardini perfettamente con quello che stiamo facendo adesso, non vi so dire esattamente quando sarà la data d'inizio del calcio, il giorno del calcio d'inizio della conferenza, perché siamo rincorsi un po' tutti dalla pandemia e dall'emergenza della pandemia, rimane una volontà precipua della presidenza tedesca, quindi entro dicembre, di fare la partenza di questa conferenza. Mese su o mese giù è chiaro che questo esercizio sta per partire e potrebbe avere dei risultati poi molto, molto far reaching, no? molto forti, e che difficilmente potrebbero essere ignorati quando poi un domani si dovessero mettere mano ai trattati. Le forme e i modi in cui questo avverrà lo scopriremo vivendo attraverso questo esercizio appunto di coinvolgimento collettivo. Scusate se ho preso qualche minuto in più e vi ringrazio. Molte grazie per questa illustrazione molto dettagliata di questa iniziativa, per la quale credo che l'Università di Torino volentieri voglia proporsi come cassa di risonanza. E prima di lasciare la parola al Rettore che voleva intervenire su questo punto, ricordo che nel progetto UNITA abbiamo un work package dedicato proprio alla riflessione e ad attività, diciamo, sul territorio e con i studenti, i cittadini e altri attori sul territorio rispetto dal divenire appunto dell'identità europea. Quindi sicuramente possiamo lavorare insieme su questo interessantissima iniziativa a partire dal progetto UNITA, ma non solo, utilizzando anche l'expertise presente nell'Università di Torino su questo ambito. E aggiungo ancora che la collaborazione con gli Europe Direct che abbiamo seguito negli ultimi mesi ha appunto una origine più lontana. Abbiamo una sede Europe Direct nel polo al Campus Clay, dove c'è uno sportello, credo settimanale, quando potevamo ancora essere in presenza, che apre appunto alle attività, coinvolgendo gli studenti, alle attività dello Europe Direct Torino. E quindi e proseguire per sviluppare così questa opera di sensibilizzazione su tutto l'Ateneo, sulla diciamo platea degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo e ovviamente del territorio. Lascio la parola al
Mi hai anticipato, volevo anch'io far riferimento a questa figura prevista nel progetto dell'Alleanza Unita degli ambasciatori di cittadinanza europea, proprio nelle figure degli studenti. L'idea è che studentesse e studenti che vengano coinvolte nel progetto, e come dicevo sono già molti, fin dalla fase di progettazione, ci aspettiamo che nella fase di implementazione siano sempre di più, possano essere ambasciatori nei loro contesti cittadini, magari anche di piccoli paesi, di quello che è l'Europa, proprio perché comunicare l'Europa, sappiamo, non è facile, è sempre un qualcosa di lontano. Se a comunicare i valori dell'Europa sono ragazzi e ragazze che vanno nei loro territori, vicino alle loro famiglie, a raccontare l'Europa, credo possa essere uno strumento di comunicazione fortissima per la costruzione di quell'opinione pubblica europea che anch'io ritengo essere il cardine per lo sviluppo democratico futuro del nostro continente. Quindi grande disponibilità da parte nostra a collaborare per quanto possibile. Grazie. Benissimo. Ora passerei all'ultimo relatore, dottor Santaniello, consigliere speciale che lavora presso la DG Comunicazione Media, ovviamente la Commissione Europea. Prego, dottor Santaniello, ci sente? Io vi sento e ovviamente anch'io pongo la domanda se mi sentite, e penso di sì. Certamente. Sì. Allora, naturalmente ascoltando gli interventi suoi, magnifico rettore, e dell'amico Alessandro Giordani, quando ha parlato di università di montagna, ho avuto proprio un soffio di piacevolezza, perché dal mio accento tenete conto che sono assolutamente romano. Nei percorsi fra Bruxelles e Roma ho sempre privilegiato, mi consentiranno gli amici piemontesi, il Trentino, che considero la mia regione la mia vera casa, un paesello sopra Trento. E però per dire che anch'io sono molto 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 sensibile al tema e come lo ha affrontato lei, caro rettore, appunto sull'importanza di mettere a rete le università di montagna come anche luogo di frontiera per l'apertura culturale e per la possibilità di un fecondo interscambio. Poi sorrido perché naturalmente Alessandro, l'amico Alessandro, ha detto praticamente tutto di quello che bisognava dire della conferenza. Io cercherò di aggiustare di dare qualche elemento in più italiano e anche mio personale. Non c'è dubbio che la democrazia, e ce lo insegna Schumpeter, è un aspetto procedurale sul quale bisogna lavorare per favorire un maggiore e più qualitativo processo di democratizzazione. Non c'è dubbio che l'Unione Europea sia un sistema politico democratico, non assimilabile a uno Stato membro, non assimilabile a una confederazione o a una federazione di Stati, ma certamente un soggetto, un sistema politico che ha ancora bisogno di concludere, anche se la democrazia non si conclude mai, ce l'hanno insegnato, è un processo in miglioramento costante e in costante adattamento. E quindi su questo aspetto è di fondamentale importanza proseguire un cammino che è iniziato molto prima di quella della conferenza europea, su cui tornerò, e che ha preso avvio con una convenzione sull'avvenire dell'Europa che di questo obiettivo si era fatta carico, cioè di migliorare possibilmente i rapporti democratici e diciamo procedurali tra cittadini europei e istituzioni europee, istituendo un trattato costituzionale. Sappiamo tutti com'è andato, sappiamo tutti che però il lascito politico, culturale, intellettuale di quell'esercizio dei primi anni del 2000 è ancora tra di noi, è ancora nel DNA della Commissione, che nel 2005, nel tentativo di ricucire gli strappi politici
e non solo, anche culturali, per il fallimento di quel progetto, creò le premesse di un esercizio che è molto simile a questo, si chiamava Piano D, democrazia, dibattito e dialogo, attraverso cui fare esattamente ciò che Alessandro Giordani ci ha indicato. E fondamentalmente i due aspetti che uno scienziato della politica ci indicherebbe. In termini chiari, migliorare la democrazia in entrata, cioè le procedure attraverso cui i cittadini possono influenzare i processi decisionali, e la democrazia in uscita, cioè tutte le procedure che i cittadini possono disporre per influenzare o comunque per giudicare la redditività di un sistema politico, in questo caso l'Unione Europea. Ancora una volta non posso che ribadire il concetto che ha espresso con chiarezza Alessandro quando ha parlato di spazio pubblico europeo. Naturalmente a tutti viene in mente l'apporto di uno dei pochi, purtroppo, e pensiamo anche a questo, dei pochi intellettuali che produce idee sull'Europa, un politologo, un filosofo che ha 90 anni, mentre ci aspetteremmo anche, stiamo naturalmente, e mi rivolgo in questo senso all'università, che molti altri intellettuali, viva Dio un novantenne, ma anche altri intellettuali possano contribuire con idee e forse con un po' più di entusiasmo culturale a riavvivare il progetto europeo. Gli intellettuali europei, gli intellettuali in fuori d'Europa sembrerebbero un pochino scomparsi, e quindi lancio questo grido di dolore in un ambiente fecondo come quello dell'Ateneo di Torino. E uno spazio pubblico però è fondamentale, ed è, mentre parlava Alessandro, ho maturato la convinzione che tutto questo processo dal basso che si avvia consentirà di permetterci il successo della conferenza. Ancora una volta Giordani ci ha spiegato rapidissimamente che oggi c'è un documento che nel vocabolario comunitario dell'Unione Europea si chiama dichiarazione tripartita, che è frutto del lavoro comune di Parlamento, di Consiglio europeo in particolare e della Commissione europea, i cui aspetti fondamentali su cui trovare una soluzione sono sostanzialmente due: il Presidente e la composizione della delegazione del Parlamento europeo, che il Parlamento vuole più grande di quella che in questo momento sembrerebbe consentita. Troveranno un accordo. La vera questione è il Presidente. E naturalmente ci sono molte candidature. La stampa italiana, ma anche europea, non parla molto di questo, ma credo, nemmeno io ho informazioni precise, credo che sotto le ceneri di questa calma ci sia un vero problema di indicare chi sarà il presidente, perché naturalmente come Giscard d'Estaing ebbe un'influenza nel dirigere i lavori della Convenzione sulla fine dell'Europa, sono assolutamente convinto che un presidente di un certo tipo potrà orientare o meno i lavori di questa conferenza. La butto lì: un federalista come Verhofstadt potrebbe spingerla in una direzione, un personaggio politico della nuova Europa, magari un baltico o altro che sia, potrebbe avere, diciamo, un atteggiamento più riservato. Ma davvero non ho informazioni a riguardo, però la informazione importante è che la democrazia in entrata, cioè tutto quello che riuscirà a entrare nel calderone di questi due anni di dialogo, di queste intersezioni di conferenze, di workshop, di momenti nazionali e comunitari, sarà di fondamentale importanza per determinare che cosa
quale sarà l'output di questa conferenza. Se si parlerà, come ancora una volta Alessandro ha detto, di far dare corpo a nuove competenze, a migliorare quelle che ci sono, a lavorare addirittura per delle riforme istituzionali più importanti per rendere il sistema politico europeo più democratico. La conferenza sull'avvenire dell'Europa parlava anche di un sistema politico di tipo presidenziale, dove un presidente della Commissione o del Consiglio europeo viene eletto direttamente dai cittadini europei attraverso, chiaro, la mediazione di famiglie politiche europee. Insomma, è un magma in ebollizione, purtroppo coperto dalla nebbia sciagurata di questo maligno virus, ma che comunque ci induce a capire, a comprendere che se la globalizzazione, non lo dico io, lo dicono alcuni politologi, è stato un fenomeno che favoriva la connessione, disconnettendo le persone, questo virus ci sta aiutando a un processo contrario, ci riesce a rendere più connessi quando ci sentiamo un po' più disconnessi. E quindi vedo anche del positivo in questa sciagurata situazione. E detto questo, e anch'io per terminare, racconto un po' quello che intende fare, per esempio, l'Italia, che ha messo in piedi un'ipotesi di struttura, di governance, che dovrebbe consentire di sviluppare il braccio nazionale della conferenza europea, braccio nazionale fatto di appunto seminari di vario tipo, di varia entità e di partecipazione il più ampio possibile, e con la creazione di un comitato scientifico e con la partecipazione, oltre che degli uffici in Italia, della Commissione europea e del Parlamento europeo, anche dell'Istituto universitario europeo, e che mi sembra una eccellente idea proprio per dare forma, come lei sottolineava, Rettore, a una intensa e feconda collaborazione con gli atenei italiani, ma in questo caso anche europei. Ad aggiunta delle lodevoli iniziative che bollono in pentola a Bruxelles, quelle italiane puntano a rimettere in piedi quell'esercizio democratico che ebbe un certo successo in Italia appunto fra il 2005 e il 2008, quando si sviluppò quello che io ho ricordato come il piano di democrazia, dibattito e dialogo, e cioè il formato dei consigli regionali e locali aperti, cioè per consentire di poter discutere all'interno di una struttura istituzionale con la partecipazione dei cittadini. E questo credo che sia una cosa abbastanza importante, tenuto conto, e anche qui in questo caso sorrido, che oggi c'è una diversità di approccio, non certamente ideologico, ma politico e culturale tra le regioni italiane, che purtroppo oggi sono divise in varie zone, ma che comunque dimostra anche l'estrema differenza di opinione rispetto a questioni europee. Per cui delle questioni europee si deve parlare apertamente. Parlare troppo bene di Europa fa male all'Europa. Se c'è un bene, cioè c'è un valore positivo che ci hanno consegnato i populisti, è di costringerci a parlare, certamente bene dell'Europa, ma di parlare dell'Europa e di farla conoscere. Quindi non mi aspetto che questi dialoghi europei, consigli europei aperti, siano armoniosi, al contrario, perché noi dobbiamo convincere i reticenti, non coloro che sono favorevoli. E poiché il progetto europeo
è un progetto che è frutto della lungimiranza delle élite liberal-democratiche. Noi dobbiamo continuare ad essere liberali, cioè aperti, e democratici, cioè rispettosi delle procedure. Credo di aver terminato, non so quanto ho parlato, ma credo a sufficienza per essere riuscito comunque a completare la brillante esposizione di Alessandro. Grazie per la vostra attenzione. Allora, la ringrazio molto, si è attenuto rigorosamente al tempo, quindi grazie per questo. Casualmente. E nonostante appunto il poco tempo a disposizione, ci ha fornito molte indicazioni preziose anche su quali direzioni prendere, intraprendere, e stimoli insomma a partecipare con maggiore attenzione e anche insomma energia a questo processo in atto. Lascio la parola al rettore. No, sì, anch'io voglio ringraziare per ribadire come appunto noi certamente credo che come comunità accademica indubbiamente accettiamo la sfida di creare nuove generazioni di politologi e di europeisti, il che non significa necessariamente, e concordo, persone che siano lì solo a parlare bene di Europa, a parlare di Europa anche facendo le giuste critiche, critiche che evidentemente sono quelle che più di tutti servono a migliorare, perché se uno passa tutto il tempo a lodarsi a vicenda non si arriva da nessuna parte, proprio anche criticando le cose che non vanno, che ci mette in condizioni di poter migliorare, di poter correggere le distorsioni e gli errori. E in questo credo che le università possano avere un ruolo, proprio perché da un lato sono grandi, toccano tantissime persone, tanti giovani che poi a loro volta spesso fanno da cassa di risonanza nelle proprie comunità e nelle proprie famiglie, come dicevo prima, ma allo stesso tempo sono anche ambienti caratterizzati da un fermento culturale, fisiologico, che porta proprio a amplificare questi fermenti. Quindi nuovamente per rappresentare il nostro metterci a disposizione di tutte queste iniziative con le modalità che sicuramente potremo concordare. Grazie. Benissimo, a questo punto passo la parola al nostro pubblico, colleghi, studenti e studentesse e giornalisti collegati possono chiedere la parola in chat, che però io purtroppo non riesco a visualizzare, e chiedo dunque a Cuneo che... Sì, abbiamo una prenotazione di Paolo Fate Ricchieri. Voi da moderatori. Sì, a questo punto potete moderare voi la discussione, perché noi da qui non vediamo la chat, non avendo impostato noi la riunione. Certo, allora io do la parola a Paolo Ricchello, vediamo se... Buongiorno a tutti. Prima domanda, mi sentite? Avete... Ok, perfetto. Sì. Allora, io attualmente sono un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza per Obiettivo Studenti. Inoltre, da circa un anno a questa parte abbiamo aperto un'associazione di promozione sociale a Cuneo, dove il nostro obiettivo primario è lo sviluppo delle competenze giovanili. E come associazione, come rappresentanza studentesca, sono molto contento di questa opportunità. E faremo tutto il possibile per partecipare, quindi per proporre attività soprattutto per i giovani, visto che comunque Cuneo è una città che offre delle ottime competenze anche a livello universitario, quindi saremo i primi a creare delle attività che possano comprendere sia l'Europa che la cittadinanza attiva cunese. Vi ringrazio a nome sia dell'associazione che del nome dell'associazione studentesca Obiettivo Studenti. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Grazie anche a nome mio. Non abbiamo altre domande, a meno che qualcuno dal pubblico, perché adesso non vedo altre prenotazioni né in chat né ad alzate di mano, perciò suppongo che nessun altro voglia intervenire. Io, se possibile, c'è qualcuno che... No, mi chiedevo così a titolo, si è parlato molto di appunto opinione pubblica europea, e qui appunto c'è un rappresentante in particolare anche degli aspetti relativi alla comunicazione.
ecco, a quando un telegiornale europeo? Tutti noi ormai ci siamo abituati la sera a guardarci il TG regionale, che è diventato così importante ed è una grande riscoperta, l'informazione di qualità che arriva dal proprio territorio. Poi si assiste al TG nazionale. Quello che ci manca, a meno che uno non vada sulle TV satellitari o sui siti della stampa di altre nazioni, una comunicazione che in qualche misura si rivolga a tutte e a tutti quotidianamente, parlando di Europa non vista dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, ma vista in qualche misura l'Europa che guarda se stesso. Quindi la domanda che io butto lì è: secondo voi questo futuro arriverà, oppure, perché è ovvio che la rete ci dà tante cose, ma tutti sappiamo quanto oggi venga riscoperta quell'informazione di un certo tipo, cosiddetta di qualità, il giornalismo in qualche modo professionale, in qualche modo così controllato, e a livello europeo questo manca proprio. So chi vuole rispondere, magari dottor... Devo smutare entrambi. Esatto, sentirei entrambi. Per quello che posso dire io è che poi a livello poi italiano credo che Roberto sia più qualificato di me poi nel dire esattamente com'è la situazione anche dal punto di vista italiano. Io non credo che sia dietro l'angolo un telegiornale di livello europeo. Non è dietro l'angolo perché le istituzioni europee non stanno, o non è loro permesso, se posso dirlo in maniera più esplicita, di investire risorse su un qualche cosa che sia prettamente europeo. Io vi ricordo che c'è tutta una gamma di stati membri dell'Unione Europea che sono estremamente più sensibili a un discorso che immediatamente definirebbero di propaganda dell'Unione Europea, per il solo fatto che l'Unione Europea parla di se stessa. Noi battagliamo quotidianamente nelle nostre attività di comunicazione sui territori, in alcuni stati membri, con l'accusa, o semplicemente, lo voglio dire in maniera neutra, con la sensibilità particolare che hanno molti Stati membri nei confronti di un discorso europeo che parli di se stesso, perché viene immediatamente visto come una propaganda, come un'intrusione in quello che è un rapporto di informazione con i cittadini che deve ancora passare dai canali nazionali. Quindi io non so cosa ne pensa Roberto, gli lascio subito la parola perché è più esperto di me su questo. Io un telegiornale europeo pagato dall'Unione Europea, o che si sviluppi anche spontaneamente nei gangli dell'informazione nazionale per parlare esclusivamente o principalmente del punto di vista europeo, non lo vedo dietro l'angolo. Ma Roberto magari ne può aggiungere di meglio. No, tutto quello che hai detto è giusto. Appena tocchi alcuni argomenti con alcuni paesi con tradizione molto forte, è tabù la parola è propaganda. Devo dire che, considerandomi esperto di audiovisivo e nel seguire, come sarà accaduto anche per voi, le vicende delle elezioni americane, e facendo tutti i vari zapping su CNN, tutti la BCC, la BCC, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato in inglese e francese EUNews, che è un programma di notizie all news sull'Europa. E questo in questi due giorni. Quindi mi sto domandando se in realtà ce l'abbiamo e non lo sapevamo. Tu ne sai qualcosa di più, Alessandro, su questo? Perché esiste, no. Cioè, funziona, è molto divertente. È sullo stile di Sky, ha un solo problema, che è in lingua francese e in lingua inglese. Due canali, funziona benissimo. C'erano ospiti che parlavano, politici, giornalisti, che parlavano e commentavano ciò che stava accadendo in Nevada, Georgia e naturalmente Pennsylvania, però parlavano ed era un canale assolutamente di all news europeo. Quindi ben vengano queste iniziative, che devono essere private, quindi risponde esattamente al canone di quello che deve essere, cioè non deve essere un canale di servizio pubblico, ma deve essere un canale di servizio che ci permette di lavorare e di
ampliare il perimetro dell'informazione. Di certo non vedo possibile un canale istituzionale, anche se in realtà ce l'abbiamo, che è lo European by Satellite, ma questo comporta un'informazione assolutamente neutra basata sulla ritrasmissione o trasmissione in diretta di tutto ciò che è istituzionale, cioè senza il commento, senza la mediazione politica culturale di un giornalista. Però ancora una volta possiamo dire che non è tanto un problema di esistenza di strumenti quanto della mancanza di cognizione che questi strumenti esistono e che possono essere utilizzati. Certo, sono d'accordo con lei, caro rettore, che un telegiornale, che una e-news anche in versione italiana aiuterebbe la comunicazione europea, istituzionale europea, anche in Italia. Bene, grazie. Ritorniamo a bomba quindi sul tema del multilinguismo e del plurilinguismo e dell'inclusione dal punto di vista linguistico, che è anche uno dei temi del nostro progetto. Ci sono esempi di canali multilingui di ambito europeo, credo finanziati da fonti europei come Arte, e potrebbero essere questi modelli probabilmente trasferiti anche su EUNews, che probabilmente appunto è meno conosciuto proprio perché ci sono barriere di tipo linguistico, quindi credo che non sia molto difficile abbattere queste barriere, probabilmente ci deve fare un progetto specifico. Lascio ora la parola a Gabriele Fronze, che ha chiesto appunto di intervenire. Prego, si presenti brevemente in modo che capiamo appunto. Buongiorno a tutti. Che voce si tratta. Buongiorno. Mi vedete e mi sentite, giusto? Sì. Ok, buongiorno a tutti. Io sono Gabriele Gaetano Fronze, sono il presidente della Consulta Giovanile di Cuneo e volevo intervenire per fare presente che la consulta c'è all'interno di questo progetto, nel senso ci sembra che questo progetto vada assolutamente nelle direzioni in cui noi ci stiamo muovendo, in cui noi abbiamo a cuore le situazioni che si stanno creando. E in particolare crediamo che, noi della consulta, crediamo che conoscere il resto dell'Europa e poter avere, grazie a questa conoscenza, la possibilità di traghettare nelle nostre realtà più locali magari degli spunti o delle situazioni positive che sono state osservate altrove sia qualcosa di assolutamente interessante e di assolutamente importante. In un certo senso quello è il modo di sperimentare altrove delle soluzioni utili a risolvere anche dei problemi locali, e il modo migliore per fare ciò è viaggiare, conoscere, capire e parlare anche tante lingue. Noi siamo assolutamente d'accordo con questo progetto, siamo molto contenti che Unito stia portando avanti questa progettualità insieme con tutti gli altri attori coinvolti all'interno del progetto. E niente, volevamo solo fare presente che la consulta di Cuneo c'è, che appoggia totalmente questo progetto, e che se ci sarà la possibilità di collaborare e di dare il nostro apporto, noi ci saremo. Grazie mille a tutti. Grazie mille. Ci sono altri interventi? Elena Lovera, vedo che... Prego, Elena Lovera può prendere la parola. Adesso tolgo il muto subito. Ecco. Grazie, mi sentite? Sì, la sentiamo. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa bellissima iniziativa. Io mi occupo all'interno del Comune di Cuneo dell'Ufficio di Pianificazione Strategica. Il Comune, la città, ha scelto di fare un piano di strategia, costruire una visione al futuro al 2030 basata interamente sullo sviluppo sostenibile. È un percorso di territorializzazione dell'Agenda 2030 dell'ONU. Quindi questa iniziativa credo che vada congiunta assolutamente all'iniziativa alla rete dell'università che si occupa di sviluppo sostenibile in area montana, perché questo è esattamente il tema: costruire una visione al futuro per il territorio. Quello che noi stiamo cercando di fare come ufficio di pianificazione è quello di
rendere concrete le azioni nel territorio di sviluppo sostenibile, ma abbiamo bisogno di università, abbiamo bisogno di una rete, abbiamo bisogno di stare all'interno del nostro territorio che è essenzialmente fatto di relazioni con la montagna e la pianura. Il tema dei rapporti metromontani in questo senso sono molto molto interessanti, quindi ci siamo come ufficio, auspichiamo di attivare iniziative con la rete di cui il Comune di Cuneo è partner e soprattutto invitiamo i giovani della città, la presenza di studenti universitari che potranno lavorare con il Comune su queste tematiche. L'Europa sta impostando agende sull'ambiente, sulla lotta ai cambiamenti climatici e quello che deve essere il contributo dei territori è una territorializzazione di queste esperienze, delle azioni che diventano concrete sul territorio per impostare tutti insieme questi cambiamenti. Quindi auspico un lavoro congiunto con la rete, con gli studenti che vorranno anche fare esperienze pratiche dirette in città su questi temi. Io vi ringrazio. Non vedo altri. Mi sono un po' bloccata. Ah, si è bloccato anche? No, si muove ma non si muove. Ah, prova a tirare. Non abbiamo capito se forse qualcuno, abbiamo sentito che qualcuno voleva intervenire. No, sì, scusate, ero io che dicevo che non vedo altre richieste di interventi. Io credo che a questo punto si può forse avvicinarsi alla conclusione. Io personalmente ringrazio moltissimo, in particolare il Comune, il Sindaco, tutti il personale che sono intervenuti del Comune per avere di Cuneo, per aver organizzato questo evento. È stato un momento di confronto estremamente interessante e costruttivo e ribadisco nuovamente l'assoluta disponibilità della governance dell'Ateneo, ma credo anche di poter parlare a nome di tutto il corpo docenti, che so essere molto, molto interessato e molto vicino a questi temi e che quindi sicuramente potrà contribuire per gli aspetti anche scientifici e culturali alle iniziative, e credo di poter rappresentare gran parte, se non la totalità, della comunità studentesca. Abbiamo avuto qua due esempi, ma credo che siano assolutamente rappresentativi di una comunità di studentesse e studenti che vive il futuro loro nel mondo molto legato alla dimensione europea, e questo credo ci debba dare slancio e coraggio per cavalcare questo entusiasmo di quelle che saranno le future classi dirigenti e coloro che dovranno portare avanti tanti degli obiettivi che ci stiamo ponendo in questi anni e in questi momenti, anche e soprattutto in questi momenti difficili. Quindi grazie al Comune di Cuneo e a tutti gli intervenuti per questo bel evento, molto interessante. Bene, grazie al Rettore per queste parole conclusive. Un ringraziamento anche da parte mia e alla prossima occasione di confronto, speriamo in presenza e sul territorio. Arrivederci a tutti e a tutte. C'è ancora un intervento di... di Alessandro Spedale. Volevo ringraziare, mi sentite? Volevo anch'io ringraziare a nome del Comune, di tutto lo staff comunale che ha organizzato con voi questo momento. Credo che i percorsi che si sono delineati siano veramente un esercizio importante di democrazia. E allora, proprio in conclusione di questo, mi faceva anche piacere evidenziare a voi una cosa importante che caratterizza la nostra città, nel senso che un esercizio importante di democrazia è essere visionari e guardare anche uno degli elementi che secondo me è importante quando si guarda alla democrazia, cioè alla Costituzione. Perché dico questo? Perché nel 1943
un giovane avvocato di 35 anni e un giovane magistrato di 37 anni, si chiamavano Duccio Galimberti e Antonino Repaci, pensavano a un progetto di Costituzione europea. Duccio Galimberti è diventato poi un eroe nazionale per la lotta al fascismo, un importante simbolo della resistenza, un cittadino di Cuneo, e noi di questo siamo orgogliosi. E soprattutto lo vediamo con un esempio, perché in un momento buio della democrazia del nostro Stato ha saputo guardare lontano e pensare con un'altra persona a un progetto di Costituzione europea, cosa che poteva essere lontanissima per quello che stava vivendo l'Italia in quel momento. E allora quello credo che ci faccia anche guardare bene al futuro, anche se stiamo vivendo un momento difficile con la pandemia, ma soprattutto guardando i processi che si innescano attraverso questo progetto UNITA e attraverso anche tutta la discussione che si dovrà innescare con quello che è il futuro della nostra Europa, sicuramente su questo avremo delle grosse responsabilità, ma soprattutto anche un'opportunità unica che non dobbiamo farci sfuggire, ma che dobbiamo lavorare perché diventi veramente un qualcosa di importante. Grazie a tutti. Grazie a lei, dottor Spedale. A questo punto vi ringrazio davvero da Torino. Ringrazio tutti gli intervenuti e le intervenute e vi do appuntamento appunto alla prossima occasione di confronto e anche di partecipazione attiva al progetto UNITA e a tutte le iniziative che saranno messe in campo dai vari attori che abbiamo conosciuto oggi. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.